Eccoci qua, sono tornato, grazie, scusate per l'attesa, siamo tornati. Allora, a questo proposito, ecco, della puntata di In Onda, mi sono ricordato, ecco perché ho pensato di continuare, visto che non sono ancora arrivato al lavoro, mi sono ricordato di una cosa che ho visto ieri su Facebook e che poi mi ha confermato per telefono ieri sera il mio amico Francesco Amodeo. E cioè c'è stato un punto della trasmissione in cui Francesco diceva: questa è la prima volta che si parla in televisione di questi argomenti, di Bilderberg, eccetera. E Luca Telese ha risposto: ma no, non è la prima volta. Michele Santoro ha fatto un'intera trasmissione dedicata a questo argomento e l'ha fatto in modo. Ha usato un aggettivo che adesso non ricordo, mannaggia. Comunque qualcosa tipo approfondito, adesso non ricordo la parola esatta che ha usato Luca Telese, però insomma, cioè, Santoro ha fatto veramente una puntata in cui si è parlato proprio bene, 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 in modo proprio scrupoloso, forse questa è la parola, non mi ricordo, comunque insomma in modo perfetto del gruppo Bilderberg. E allora, vabbè, siamo andati a vedere un attimino in rete, la rete è fantastica da questo punto di vista perché senza neanche chiederlo, qualcuno in un post ci ha messo il link di qual era la famosa trasmissione in cui Santoro ha parlato di questi temi. E in effetti è vero, c'è stata una trasmissione di Santoro in cui c'era ospite il mio amico BioBlu Claudio Messora, che in effetti ha parlato di Bilderberg. E ne ha parlato benissimo. Fra l'altro, devo fare i complimenti a Claudio, ma credo di averglieli già fatti a suo tempo, per la sua lungimiranza, perché lui fece questo intervento da Santoro quando ancora Mario Monti nel 2011 non era ancora stato nominato. Si parlava della sua nomina, era stato eletto senatore a vita, ma non era ancora stato nominato presidente del Consiglio. Era una cosa che poi sarebbe successa da lì a pochi giorni. Ebbene, Claudio Messora ha spiegato nella trasmissione di Santoro chi è Mario Monti, quindi che proviene dalla Goldman Sachs, dalla Trilaterale, dal Bilderberg, Aspen Institute, eccetera, eccetera. E poi ha fatto anche lui il parallelismo con Papademos in Grecia, che praticamente, come sapete, ha sostituito in modo assolutamente non democratico Papandreou. Papandreou che era governava, insomma, prima di lui, in modo democratico, era stato eletto democraticamente dai cittadini greci, aveva persino fatto un referendum legato al discorso dell'euro e proprio per questo probabilmente è stato deciso che lui doveva dimettersi. E allora si è dimesso perché? E beh, perché ormai il debito, la situazione della Grecia era gravissima, quindi praticamente è stato costretto a dimettersi e quindi queste sono le cose, diciamo, che ha detto Claudio Messora, ma in un intervento che è durato, mi pare, 3 minuti, 3 minuti e mezzo. Tutto qui. Fra l'altro, Messora ha fatto un ottimo intervento parlando di questi temi e Santoro, che avrebbe fatto questa grande trasmissione in modo scrupoloso, diciamo che l'unico commento che ha fatto era per, diciamo, un po' sminuire quello che diceva Messora, ah, sì, vabbè, ma i soliti complottisti, eccetera, insomma, ha fatto solo un commento un po' così, en passant, diciamo. Basta, finito. Quindi tutto qui. Cioè, un intervento perfetto, lucidissimo di Claudio Messora, che ha spiegato, che saluto a proposito, ciao Claudio, che ha spiegato quindi chi è Papademos e chi è Mario Monti, cioè che sono arrivati in quel posto. Fra l'altro, ecco, diciamolo una cosa, la Goldman Sachs è la banca, la lobby di bancari, che praticamente ha truccato i conti in Grecia. Vi ricordate che la Grecia, no, uno dei motivi della crisi greca è proprio questa, che quando sono entrati in Europa, i conti per rispettare i vari parametri erano stati truccati. Indovinate da chi? Dalla Goldman Sachs con la complicità in Grecia di Papademos. Bene, chi è diventato presidente del Consiglio? Non so com'è la carica in Grecia, se è come in Italia, comunque insomma il capo del governo in Grecia, guarda un po', Papademos. Oh, ma guarda che roba! E perché? Lo spread in Italia? Perché il governo Berlusconi, democraticamente eletto, è stato costretto a dimettersi? Attenzione, non vorrei essere frainteso, no? Come voleva far passare anche Luca Telese.
Io non dico che il governo Berlusconi fosse una santa cosa. Come faccio a dire un'assurdità del genere? È ovvio che il governo Berlusconi era uno schifo, era una delle cose più terribili che potesse succedere all'Italia, come tutti i governi precedenti, come il governo Prodi, il governo D'Alema, tutti i governi da quando almeno, diciamo, degli ultimi 20 anni, sono dei governi indecenti. Quindi anche il governo Berlusconi. Però, se non altro, il governo Berlusconi si trovava lì perché c'erano state delle elezioni democratiche. Invece lui è stato praticamente costretto a dimettersi. Come l'hanno costretto a dimettersi? Perché la Goldman Sachs ha fatto una vendita imponente di titoli di Stato italiani, causando quindi un'impennata dello spread. Quindi è stato tutto un trucco, ok? Bene. Da dove proviene Mario Monti? Dalla Goldman Sachs, dalla commissione trilaterale e dal gruppo Bilderberg. Quindi è stato tutto un trucco far cadere il governo Berlusconi. E attenzione, questa cosa non è che la diciamo io o Francesco Amodeo, questa cosa qua della crisi indotta in Italia dello spread è stato scritto anche su Milano Finanza, c'era un articolo in cui questa cosa veniva scritta. E voglio dire, ci sono state delle indagini. Credo anche un processo su questo punto, ok? Della Goldman Sachs che ha generato la crisi dello spread. Vi ricordate? Non si parlava altro che di spread in quel periodo, perché occorreva far cadere il governo Berlusconi, infame ma democraticamente eletto, per sostituirlo con un altro governo infame ma imposto da Napolitano, con quel colpo di mano dell'elezione a senatore a vita, non elezione, scusate, della nomina a senatore a vita di Monti, che poi è diventato anche presidente del Consiglio. E vabbè, quindi, caro Luca Telese, io quando lì in studio hai detto: "Ah, ma non è vero che questa è la prima volta che se ne parla in televisione, c'è stata una trasmissione stupenda, completa di Santoro, chissà cosa immaginavo", e poi invece mi hanno dato il video, è un video di pochi minuti in cui c'è un intervento perfetto, ma su due temi limitati, quindi crisi greca e crisi italiana, da parte di Claudio Mestora, ma non ci sono stati tutti gli altri link, anche perché non erano ancora successi, quindi Claudio Mestora ovviamente non poteva saperli ancora. Quindi tutte le altre cose che sono successe dopo, e quindi il legame del governo Monti col governo Letta, il fatto che Letta nel 2012 ha sostituito Monti nel gruppo Bilderberg e poi nel 2013 ha sostituito Monti al governo dell'Italia. Queste cose naturalmente Claudio Messora non poteva saperle nel 2011, semplicemente perché non erano ancora successe. Quindi ottimo intervento di Claudio, chiarissimo, perfetto, cristallino, ma la trasmissione di Santoro aveva solo questo frammento di Claudio, null'altro. Va bene, vai, mi sa che oggi con questi due pezzi di Mi scappa la diretta mi sono sfogato abbastanza. Abbiamo parlato della crisi in Siria, abbiamo parlato dei poteri forti, e cosa ci rimane da dire? Direi nient'altro. Non so se riesco a organizzare per domani sera, credo che ormai sia un po' tardino, una puntata. Mi piacerebbe approfondire i temi. Ce n'è uno in particolare che mi interesserebbe approfondire, e cioè quello della presenza del Bilderberg nella strategia della tensione e nelle stragi di Stato. Perché anche lì Luca Telese ci ha ricordato in trasmissione che nella sentenza relativa alla strage di Piazza Fontana non si fa nessuna menzione della presenza di Bilderberg fra diciamo, i mandanti di questa strage, ed è vero che nella sentenza non se ne parla, però c'è da vedere un attimo cosa è successo ad Alessandrini, che invece di questo parlava. Beh, quello che è successo è chiaro, è stato ammazzato. Quindi bisogna un attimino chiarire come stanno le cose e bisogna approfondire, a parte il fatto che non. Cioè, la strage di Piazza Fontana è una delle varie stragi, ma ce ne sono state tante altre. Nel 92-93 ce ne sono state tante altre. E su queste purtroppo ancora non è ben chiaro come siano andate le cose, chi siano i mandanti, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe veramente carino riuscire a fare una puntata, magari con Ferdinando Imposimato e con altre persone informate su questi fatti. Purtroppo non possiamo avere Alessandrini perché l'hanno fatto fuori, e lui era proprio uno di quelli che parlava di questi legami del gruppo Bilderberg con le stragi di Stato. Va bene, direi allora che veramente in questo momento è tutto.
Cos'è che mi dice qua? Leggiamo, visto che sono in coda, leggo qualche commento. Gregorio Siciliano dice: Salvo Amodeo, fate però attenzione ai bastardi di regime, non gli siete simpatici. Vabbè, ovvio, non è che uno può essere simpatico a tutti. Stella 2205, che credo sia Sara, dice: Scusa se rompo, ma parla dello streaming di ieri, delle parole false della Repubblica. Ah, e non posso parlarne in modo compiuto perché non sono molto informato. Sì, so che c'è stato uno streaming da parte dei nostri senatori e che la Repubblica ha riportato le cose in modo forse non del tutto corretto. Almeno questo è quello che più o meno ho capito, ma non ho ancora approfondito. E vabbè, ma ovviamente questa cosa a me non stupisce affatto, d'altronde. Ditemi un caso in cui la Repubblica cita le cose come stanno. Gregorio Siciliano dice: Dobbiamo proteggere il giudice Paolo Ferraro. Sono d'accordo e l'unico modo di farlo è quello di diffondere il più possibile tutte le informazioni già presenti in rete. Mi chiedo come farebbero a sopravvivere tutte le testate giornalistiche italiane senza i sussidi di Stato, dice Gregorio Siciliano. Me lo chiedo anch'io. Ma infatti, non appena andremo al governo e facciamo un bel zac, tagliamo i sussidi di Stato, vedrai che molti giornali chiuderanno. Ma i Charles dice: Hai per caso un'antenna aggiuntiva installata nel tettuccio? No, no, nessuna antenna aggiuntiva. Come fai a trasmettere così in qualità tramite il 3G e dentro la macchina? Niente, così, semplicemente usando il telefono come lo usa chiunque altro. Domenico Morelli dice: Quattrino, unico Dio sia in cielo che in terra. Esatto. Va bene, cari amici, io vi saluto, io vi saluto, vi auguro una buona giornata, grazie per la vostra presenza, grazie per il vostro affetto, ci vediamo sicuramente domani con il Mi Scappa la diretta e non so, se riesco a organizzare una puntata serale per domani, ovviamente. Ve lo comunicherò tempestivamente. Un abbraccio a tutti quanti, buona giornata e grazie. Ciao.